Salve amici, finalmente sono in grado di darvi una buona notizia. Allora, vedete, qui mi trovo nella piazza antistante Parlamento Europeo. Cerco di parlare forte perché c'è molto rumore di sottofondo. Allora, in questi mesi siamo stati insultati, beffeggiati, il certificato per Covid-19 EU, perché adesso si chiama così, il famoso Green Pass europeo, no? Ah, voi qua. Veramente noi abbiamo fatto di tutto per garantire tutti i diritti dei cittadini e finalmente siamo riusciti. Con che cosa? Finalmente nel testo del regolamento che andrà in votazione la settimana del 7 di giugno, dove andremo a Strasburgo a votarlo, passa, state attenti, articolo 5 del regolamento, che si lascia libertà agli Stati membri di rendere automatico o meno l'emissione di questo certificato, cioè si lascia ai singoli stati la possibilità di emetterlo a gentile richiesta, cioè soltanto se un cittadino vuole che venga emesso questo certificato, che si chiamerà certificato Covid-19 EU, sarà emesso, altrimenti se uno non chiede l'emissione non verrà emesso, quindi saranno gli stati ognuno a decidere se farlo o meno, ed è stata veramente una grande vittoria. Guardate, qui per riuscire a ottenere qualche cosa bisogna battagliare, ci siamo presi di tutto e di più, ma ci siamo riusciti, quindi non sarà obbligatorio l'emissione automatica nel momento in cui ci si vaccina o si fa un tampone o si ha un certificato di avvenuta guarigione, però sarà, ripeto, compito dello Stato membro renderlo obbligatorio o meno. Questa è una grandissima vittoria, ci siamo riusciti, rispedisco al mittente tutti quelli che pensavano che qui stiamo a pettinare le bambole, ci siamo riusciti con tenacia, ma ci siamo riusciti e ne sono veramente contento perché abbiamo perseguito quello che abbiamo sempre detto. Missione compiuta. Grazie.